Lo so, non è la mia capigliatura migliore, ma proprio in questo momento stavo per decidere se dovevo decidere, insomma, se andare a tagliare, a lavarmi i capelli oppure fare il video sul viaggio di Arlo. E ho detto, facciamo il video sul viaggio di Arlo. Ma chi se ne frega dei capelli? Andiamo via zozzi, luridi, lerci che penzolano. Noi dobbiamo penzolare. Vabbè, detto questa cagata, buon cinema a tutti, il viaggio di Arlo. Viaggio di Arlo l'ho recuperato in extremis e. Ma che cos'è? Ma che cos'è questa cosa a cui ho appena assistito? Cioè, l'ho assistito ieri sera, però vabbè. Voi non potete capire l'estasi. L'estasi nel vedere. Allora, io comincio subito, senza tanti fronzoli, a parlare del fatto che ho letto in giro, no? È un film un po' troppo per bambini, ma che cosa avete visto? Ma avete perso la totale sensibilità nei confronti di opere che sono per bambini perché sono per bambini, ma hanno una potenza, un impatto visivo. Ma io credo che un film per bambini così coraggioso. Allora, il pubblico di riferimento è dai 3 anni ai 6, no? Allora, raccontatemi quanti film be per bambini dai 3 anni ai 6 hanno un coleottero decapitato in primo piano sulla telecamera, decapitato a morsi da un bambino, cioè dal pubblico di riferimento, capite? Capite? Ma vogliamo poi parlare. Ho dovuto scrivere delle cose perché, cioè, io dico, ma i genitori? Parliamo del padre travolto dalla, ovviamente, ovvia citazione al Re Leone, ma neanche più di tanto, no? Però di riferimenti al Re Leone ce ne sono parecchi. Poi, tra l'altro, Fabrizio, caro Fabrizio, mi ha detto che c'è una mezza citazione a Gravity nel momento in cui c'è un ritorno, eccetera. Ma andiamo per gradi, perché io ho visto a un certo. Avevo cominciato il viaggio di Arlo in maniera molto tranquilla, no? Nel senso, sì, sembra che ho cominciato il cammino di Santiago così come l'ho messo, però insomma, ho cominciato a vedere The Good Dinosaur in maniera tranquilla, dicendo, vabbè, dai, guardiamoci un bel film d'animazione come solo la Pixar li sa regalare e confezionare. E invece mi sono ritrovato di fronte a un certo punto, ho cominciato a capire cosa effettivamente fosse il viaggio di Arlo, che è un film che parla di crescita, ovviamente, perché è un film che si chiama in italiano perlomeno Il viaggio di Arlo, o comunque un road movie, che ritorna verso casa, eccetera. Parla di crescita, è ovvio, ma lo fa con una, come ho detto prima, una delicatezza e un'imponenza visiva veramente importante. Voi quanti film d'animazione per bambini da 3 ai 6 anni avete visto nel momento che hanno il coraggio di mettere in primo piano un ginocchio ammaccato del protagonista, no? Quanti film avete visto? Quante volte Arlo batte la testa in questo film? Che è anche un po' metaforico, volendo, però, ma quante volte lui si lascia, no? Sballottare a destra e a sinistra dalle vicissitudini della vita, no? Quindi è pregno di senso metaforico questo film, ma poi, cioè, ma. Io vorrei parlare solo dell'impatto visivo, della citazione a Dumbo, perché nel momento in cui, no, sono tutti un po' rintronati da quella cosa che hanno raccolto da terra e mangiate, quindi sono un po' ubriachi, e c'hanno i postumi della sbornia! I postumi della sbornia in un film da 3 ai 6 anni! La potenza visiva della Disney vecchio stampo che ritorna di nuovo! C'è Biancaneve in questo film, c'è Bambi, c'è Dumbo, ci sono i vecchi classici Disney che ritornano e si rimescolano tutti all'interno di questo film d'animazione per bambini dai 3 ai 6 anni che ha una potenza visiva sensazionale. Il piccolo momento in cui alla fine del film negli occhi di Arlo si riflettono le folgori dei tuoni, dei lampi di cui lui ha paura, per ovvi motivi che non vi sto a raccontare, un minimo di sorpresa la dovete avere quando andrete a vedere questo film, ma il tutto il senso di inadeguatezza, il terrore che lo ricopre ogni volta che si gira attorno. E fatemi leggere qualcosa perché. Oddio, oddio. Nel momento in cui i due, no? Arlo e Spot, il ragazzino, la bestiolina, parlano del loro passato, della loro famiglia, e lo fanno attraverso quel gesto simbolico
che sulla terra, no? Con dei bastoncini e della sabbia loro riescono a comprendersi e quando non servono le parole, no? E questa cosa poi ritorna nel film almeno un paio di volte. Il film è molto muto, ok? A parte quei gridolini che spero ci fossero solo nella versione italiana, quelli dove lui si sforza anche di costruire la casa, sembra anche un po' sofferente, eccessivamente enfatizzato, ma vabbè, lo rivedrò in originale. Ma tutte quelle cose lì, il film è molto muto, quindi cioè, la forza visiva è tutta lì. E quando vedi due esseri di razze diverse, quindi il dinosauro e l'essere umano, che tra l'altro sono invertiti, e questa cosa è fantastica perché abbiamo, prima ho citato, no, Bambi, Dumbo e anche il Re Leone, dove tutti gli animali sono antropomorfizzati, ma hanno, come posso dire, hanno sempre o l'essere umano non esiste o l'essere umano gli è sopra. Ok? C'è sempre l'essere umano che comanda, no? C'è il capo del circo di Dumbo, oppure non esiste in Bambi c'è il cacciatore che li uccide, oppure non esiste per nulla nel Re Leone, gli animali sono veramente sovrani in quel film. E tutta questa forza, da quest'altra parte, è rinnovata nell'inversione di ruoli, quindi nell'animale che comanda e l'essere umano che ancora non ha la padronanza totale del mondo, per cui tra l'altro ci ricorda anche in che mondo casuale e fortuito viviamo noi nel momento in cui una specie viene, come posso dire, viene avvantaggiata dalla natura, no? E dalla casualità rispetto a un'altra. Quindi effettivamente questa cosa qui fa anche un pochino riflettere. E dicevo, la bellezza con cui le cose vengono raccontate senza uso di sproloqui, di parole eccessive, ma tutto raccontato in maniera così delicata, lineare, fantastica, lo rende veramente un film sensazionale. Io nel momento in cui comincia effettivamente il viaggio di ritorno a casa di Arlo, ho cominciato a capire che tipo di film fosse. E io non posso accettare che la gente dica è un film un po' troppo per bambini, cosa vuol dire? Vuol dire che gli adulti non lo devono apprezzare uguale? No, vuol dire che gli adulti ormai sono talmente disincantati che non riescono ad apprezzare, a capire la differenza tra questo e un qualunque altro film d'animazione per bambini, ma veramente per bambini. Parliamo dei Puffi di Alvin Superstar, non sono animazioni, sono un po' animazione digitale e live action, no? Sono queste cose messe insieme. Memory di Roger Rabbit, io non riesco a sopportarle, queste novità futili e superficiali, per cui a loro piace di più andare a vedere Puffy o di nuovo Alvin, per l'ennesima volta Alvin, cioè il quarto video, più Alvin in giro che Guerre Stellari ormai, per cui boh, vabbè, e non riescono a capire la differenza tra questo prodotto e gli altri, ok? E voi mi direte, vabbè, ma è ovvio che la Pixar fa i film belli. No, signori miei, non è ovvio che la Pixar fa film belli, perché se uno mi viene a dire, ma sì, ma è un film per bambini, vabbè. Non è vabbè questa cosa qui. Arlo non è vabbè. Arlo ha una sensibilità, un'emotività, un comparto, a parte tecnico, ma comunque una composizione di immagini, un racconto attraverso le immagini che tutti gli altri film, che sono veramente per bambini, se la sognano. Io vorrei fare una distinzione tra bambini e adulti, parlando però dei bambini, ovvero quelli che non riescono a capire la differenza tra un prodotto e l'altro, e gli adulti che effettivamente riescono a capire. Ora non è che mi sto elevando a chissà cosa, perché tutti, molti hanno apprezzato Arlo quanto me, quindi voglio dire, di adulti ce ne sono tantissimi. E la differenza sta proprio lì, cioè l'adulto è quello che riesce a distinguere la bellezza dal commercio. Mentre il bambino è quello che, sì, vabbè, parlo, quello che non riesce a distinguere il film d'animazione dal film per bambini. Oppure
Ok, La maschera di Zorro forse è più per bambini del viaggio di Arlo. Io veramente, cioè, questo. Ma il tirannosauro che viene azzannato da tre velociraptor, citazione al primissimo Jurassic Park. Non lo so, è veramente pregno di cinema questo film. E non sto parlando solo di citazioni, sto parlando proprio di senso di cinema. Ripeto di nuovo, ci sono tre o quattro inquadrature che io mi porterò nel cuore per sempre, per sempre. Ma lo ripeto, la folgore che si riflette negli occhi di Arlo, il fulmine, cioè quel momento lì. Ma la pinna, c'è una scena fantastica dove ci sono questi pterodattili che ruotano attorno e esce il becco dalle nuvole, la pinna di squalo al contrario, cioè è una minaccia continua questo mondo e lo fate vedere ai bambini senza accompagnarli e fargli capire che si aspetta. I disegni sono bambineschi per ammortizzare un po' il dramma che sta vivendo Arlo, un ragazzino, un bambino che per la prima volta si ritrova a viaggiare da solo per tornare la strada di casa, per trovare la strada di casa e tornerà profondamente cambiato. Questa è la solita metafora del road movie. Però il modo in cui arriva al cambiamento lo vivi con lui e questa è una cosa bellissima. Io non, veramente, ce ne sono talmente tanti di momenti di cinema e mi porterò in cuore quella degli occhi, mi porterò in cuore quella del coleottero decapitato a morsi, cioè, mi porterò nel cuore il momento in cui si parlano col cerchio, cioè, di cinema ce n'è tanto. E se sbolognate Il viaggio di Arlo come il classico film per bambini, mi dispiace, signori belli, non avete capito un cazzo. Mi ha messo in difficoltà questo film. Sto facendo le toppe e non so dove posizionarlo. Veramente, mi ha messo in difficoltà. Io l'ho trovato magnifico. Magnifico. Più di Inside Out? No, sono due livelli diversi. Molti dicono perché non ha lo stesso forza e lo stesso impatto e la stessa innovatività di Inside Out. Ma non è che la Pixar può far uscire due Inside Out in un anno, no? Quindi voglio dire, cerchiamo un attimino di bilanciare ed equilibrare. Il Viaggio di Arlo è un film favoloso, uno dei migliori Pixar, uno dei migliori road movie ad animazione almeno mai realizzati. E a me i road movie generalmente fanno cacare, per cui meraviglia! Basta, fatemi sapere che cosa ne pensate qua sotto. Buona domenica a tutti e vi saluto. Aspetto i vostri commenti qua sotto. Ciao!